devi fare? È una volta che dentro cosa gioca? Un po'. E cos'è che è persa? Soprattutto cosa si beve? Tequila. Ho capito. Senta, questo locale c'è una cosa particolare. Lei ha conosciuto un personaggio molto famoso, possiamo dirlo? Si può dire Lady Gaga. Com'è? È un personaggio molto sfuggente. Beh, infatti la serata si intitolava Mi scappa la gaga. Cioè, peccato. Rimini un certo sbagliato, assegnate. Ma la gioia c'era tanta prudenza. Un bel impatto che ci sta regalando. E cosa è successo? Hanno fatto delle foto. Ho visto su Instagram. È tutta una montatura. È anche un problema con la sua fidanzata. E certo, perché sono felicemente fidanzato. Non c'è stato nessun flirt con Lady Gaga. Ma magari si deve sposare per dei bambini. No, vabbè, quello andiamo con calma. Prendiamo precauzioni, facciamo contraccezione. Beh, come tutti. Contraccezione, ghiaccio, molto ghiaccio, tanto ghiaccio. Una mutanda frozen. Passare della voglia anche un mandrillo. Perché si chiede sulle punte per fare? Perché il ghiaccio è un capello. Perfetto, gallinetto! Terribile! Lei non l'ha mai provato! Ghiaccio! Tanto ghiaccio! Tanto ghiaccio! Nella mutanda! Quindi è una situazione molto spiacevole! Perfetto! Senta lei! Quante cose di sua invenzione, su! Beh, ultimamente quello che sta andando molto è l'Icardi! Icardi, com'è? Icardi lo bevi e va in giro a fare cazzate! Poi c'è il cruciverba! Vabbè. Cruciverba lo bevi e passi da verticale a orizzontale! Un po' forte, fino alla ginocchia! E poi c'è il miracolo! È il miracolo! Il miracolo a base di ghiaccio, pani, pesci, ne prepari uno e beve tutta la sala! Pesantissimo! A livello di marketing forse non è un risultato! Se io so che lei adesso deve andare a lavorare, chiaramente sarà a disposizione per tutti per dei grandi cocktail, però c'è una curiosità che voglio togliere da quando è salito sul palco, probabilmente anche il pubblico l'ha notato. Perché continua a dare dei colpetti sullo shaker? Perché non riesco ad aprirlo! Sperava con un po' di sfido, magari ce la può fare. Sfido. Senta, però ci sono tanti giovani, tanti ragazzi, è giusto dire a tutti di bere responsabilmente, questo ci teniamo particolarmente, ma soprattutto, mi raccomando, non guidate se siete seduti dietro. Ciao!